Benvenuti in questa serie di video molto particolari, targati CICAP, che per tre appuntamenti ci terranno in compagnia fino alla sera del 31 ottobre. Ci muoveremo in un mondo spaventoso e macabro, con alcuni esperti selezionati da noi. In questa puntata saremo in compagnia della civetta di Torino, alias Manuela Vetrano, piemontese, laureata in Scienze dei Beni Culturali e guida turistica dal 2008. Nel 2013 ha cominciato a organizzare tour presso il Cimitero Monumentale di Torino e proprio di tematiche funebri è grande esperta. Eccola che ci parlerà di Carolina Invernizio. Buongiorno a tutti, ho accettato la richiesta del CICA per parlarvi di un personaggio a cui questo periodo dell'anno calzerebbe a pennello. Infatti siamo in un momento in cui si ricordano i defunti e in un momento in cui soprattutto nella notte di Halloween ci sentiamo più predisposti e più sensibili a percepire le presenze ultraterrene. E il personaggio in questione ha trascorso tutta la sua vita immerso in un'atmosfera fantasmagorica che è nata e scaturita proprio dalla sua immaginazione incredibile. Siamo in un momento in cui cadono le foglie dagli alberi, si alza la nebbia e un momento in cui i cimiteri sono molto presenti nella nostra vita. E questo personaggio si trova sepolto al Cimitero Monumentale di Torino. Durante le mie visite guidate in questo luogo del ricordo ne parlo spesso. Il personaggio in questione è Carolina Invernizio, una scrittrice che operò a cavallo tra 8 e 900 e che è stata definita in molti modi, ma soprattutto è stata definita la regina del romanzo d'appendice italiano. È stata una romanziera che ha scritto più di 130 romanzi durante tutta la sua vita, non romanzi rosa come ci si potrebbe aspettare da una scrittrice di quell'epoca. Carolina Invernizio scriveva dei romanzi noir, dei romanzi gialli quasi potremmo definirli, dei romanzi ricchi di intrighi, ricchi di assassini, ricchi di elementi horror macabri che oggi ci terrebbero assolutamente incollati alle sue pagine. Carolina nacque a Voghera nel 1851 e morì a Cuneo nel 1916. Il suo talento per la scrittura si rivelò sin dall'adolescenza, infatti lei iniziò a scrivere i suoi primi racconti intorno ai 15 anni, ragion per cui poco tempo fa Piero Chiambretti ha soprannominato questa autrice la Melissa P dell'Ottocento, proprio perché i racconti di questa giovane ragazza erano ritenuti all'epoca scabrosi, proprio come lo fu il romanzo della giovane Melissa P qualche tempo fa. Il primo romanzo effettivo di Carolina Invernizio venne pubblicato nel 1877 ed era intitolato Rina o l'angelo delle Alpi. I titoli dei romanzi di questa scrittrice rimangono molto impressi nella memoria perché sono titoli davvero pulp: Il bacio di una morta, La sepolta viva, Il cadavere nella soffitta, Il cadavere nel Po. Insomma, lei diceva che il 50% del successo di un buon libro era dettato dal titolo giusto e dalla copertina giusta. Anche il prologo per Carolina Invernizio era molto importante perché era il momento in cui si catturava l'attenzione del lettore e la si riusciva poi a portare anche nelle parti successive del libro. Carolina Invernizio quindi prendeva ispirazione per questi suoi romanzi molto apprezzati dal pubblico, dai fatti di cronaca più truculenti e anche dai pettegolezzi che sentiva nei vari salotti che lei frequentava. Le protagoniste dei libri di Carolina Invernizio sono sempre delle donne e a delle donne, a un pubblico femminile, Carolina Invernizio si rivolge quando scrive. Le donne della scrittrice sono tradite, sono sedotte e abbandonate dai mariti o dai fidanzati, però nel corso dello svolgimento del romanzo riescono ad ottenere giustizia e a raggiungere l'ambito e sognato lieto fine. Ad esempio, nel Bacio di una morta, il romanzo
romanzo forse più noto di Carolina Invernizio, pubblicato nel 1886, la protagonista è Clara, che viene quasi sepolta viva dal marito che intende sbarazzarsi di lei in favore di una ballerina che gli ha fatto perdere la testa. Carolina Invernizio racconta che quando scriveva un romanzo si immedesimava tantissimo nei suoi personaggi e arriva a dire addirittura questo: io prendo così viva parte alla vita dei miei personaggi che mi commuovo, piango con loro, mi sembra di assistere realmente alle scene che descrivo e sono costretta talvolta a sospendere il mio lavoro, tanta è la sofferenza che provo. Quando scrissi Il bacio di una morta, presi così viva parte all'impressione provata dal povero becchino nel percorrere il cimitero, che scrissi quel giorno stesso il mio testamento, pregando che dopo la mia morte il mio corpo fosse lasciato almeno 4 giorni sopra la terra e quell'impressione di essere sepolta viva ancora non mi abbandona. Lei era terrorizzata dall'essere sepolta viva, come spesso capitava alle protagoniste dei suoi romanzi, quindi scrisse il suo testamento più volte, ma lasciò sempre segnata come particolarità quella di non essere sepolta se non dopo un tot di tempo dalla morte, perché voleva essere assolutamente sicura di non essere posizionata viva all'interno del sepolcro, una paura tra l'altro molto diffusa in quell'epoca. Carolina era una grande lavoratrice, scriveva per 12 ore di continuo e scriveva soprattutto di notte perché diceva che le atmosfere notturne le donavano un'ispirazione più grande. E non lavorava da sola totalmente Carolina, aveva l'aiuto della sorella, la quale aveva il compito molto importante di tenere la contabilità dei morti. Questo significa che Carolina era talmente impegnata a scrivere anche su più romanzi contemporaneamente, che poteva capitare che si dimenticasse di aver fatto morire dei personaggi, andandolo quindi a riportarli miracolosamente in vita, intaccando così poi il senso di tutto il racconto. Quindi la sorella doveva stare attenta che ciò non succedesse. La nostra scrittrice poi riteneva che la letteratura dovesse avere un ruolo educativo nei confronti del popolo, quindi le protagoniste che Carolina Invernizio ci presenta sono sempre delle donne virtuose, delle donne di sani principi che vengono purtroppo travolte dai mali della società, ma alla fine, il più delle volte, riescono ad uscirne sane e salve. Ciononostante, Carolina Invernizio era avversata dai critici letterari. I critici ritenevano che la sua fosse una letteratura di serie B, una letteratura di basso livello perché rivolta al popolino, e quindi le vennero dati alcuni nomi, alcuni soprannomi assai denigratori, come Casalinga di Voghera, perché lei era di Voghera, ma perché si riteneva che i suoi romanzi fossero letti soprattutto dalle massaie, Carolina di Servizio, perché letta soprattutto dalle donne di servizio. In realtà lei si faceva beffe, di queste maldicenze, affermando con fierezza che le sue lettrici più assidue erano le mogli, le madri, le figlie dei critici che parlavano male, insomma, della sua letteratura. Carolina amava poi le atmosfere molto cupe, molto dark, e quindi nel suo romanzo più famoso, Il bacio di una morta, ci dà una descrizione molto affascinante di un cimitero di notte. E sentite appunto che cosa scrive. Se qualcuna ha visitato un cimitero di notte, sa quale triste e funebre impressione se ne riceve. Il solenne silenzio che regna in quel luogo, sacro al riposo dei morti, i grandi alberi, le croci mortuarie, tutto è propizio alle più folli e deliranti visioni. Là è la morte, davanti, di dietro, al nostro fianco, sotto i nostri passi, sotto l'erba che calpestiamo. È impossibile sottrarsi al suo pensiero. Anche l'uomo più forte, più scettico trema, si sente il cuore stretto da una gelida pressione. I monumenti assumono ai nostri occhi un aspetto strano, fantastico, bizzarro. Ombre vaghe, sfumate, sembrano librarsi dinanzi a noi, fra le tombe, nell'aria. Un sudore freddo scorre per tutto il corpo, le labbra diventano mute.
Adesso Carolina da un po' di tempo si può godere le atmosfere notturne del Cimitero Monumentale di Torino perché lì è sepolta. Il suo monumento funebre del 1916 ed è stato realizzato dallo scultore Edoardo Rubino, il quale era raffigurata seduta su una poltrona con tra le mani un libro e la si vede osservare con un sorriso un po' beffardo e un po' ironico coloro che passano davanti alla sua tomba. Interessante poi la lapide che è stata apposta sulla facciata della sua ultima abitazione a Cuneo in via Barbarù, dove appunto è segnato questo: in questa casa Carolina Invernizio chiuse l'operosa esistenza fra il signorile salotto e i romanzeschi fantasmi. Grazie Emanuela per l'interessante viaggio alla riscoperta di questa scrittrice, anche poco nota alle nuove generazioni. Grazie anche a voi per averci seguiti e alla prossima puntata.